Il potenziamento dell'aeroporto di Firenze sulla nuova pista non si torna indietro, lo ha detto il Presidente della Regione rispondendo in Consiglio regionale ad un'interrogazione sulla valutazione di impatto ambientale per il masterplan dello scalo fiorentino. Fermo restando le differenze di posizione che rimangono ma su cui è inutile tornare, la Regione lavorerà perché l'espressione della Giunta e del Consiglio regionale venga rispettata, ha detto Enrico Rossi. Sono disponibile a discutere tutti i giorni, ma su questo punto rispetto all'indirizzo di una nuova pista da 2000 metri anziché una di 2200 come vorrebbe ENAC, non si torna indietro. La pista sarà monodirezionale, tutti gli atterraggi verranno da Prato verso Firenze e viceversa i decolli. Non ci sarà dibattito pubblico sull'opera perché la richiesta non è stata accolta. Critiche le opposizioni, il progetto fa acqua da tutte le parti, accusa il Movimento 5 Stelle che chiede una moratoria. Il Presidente oggi è intervenuto anche al tavolo per il rilancio di Livorno dopo la dichiarazione dello stato di crisi e ha parlato dei finanziamenti che arriveranno da Regione e Governo. Ascoltiamolo. Entro gennaio, tra poco tempo, saremo in grado di predisporre i bandi per l'assegnazione di 20 milioni, 10 milioni della Regione Toscana e altri 10 milioni del Governo alle imprese che si insediano e che si svilupperanno nella realtà di Livorno e che in particolare saranno premiate con quelle imprese che assumeranno lavoratori in mobilità e che sono stati espulsi di recente dai processi produttivi.